Numero 8, la velocità di propagazione di un'onda stazionaria su una fonetesa è 310 metri al secondo. La corda oscilla in uno dei suoi modi normali a 375 Hz. Il modo normale successivo ha una frequenza di 450 Hz. Calcolare la frequenza fondamentale dell'onda, l'armonica corrispondente a questi 375 Hz e la lunghezza della corda. Innanzitutto dobbiamo notare, come anche negli esercizi precedenti, che quando si parla di velocità di un'onda stazionaria, in realtà può sembrare improprio perché un'onda stazionaria non si sposta, è stazionaria, quindi rimane fissa, si muovono gli antinodi, oscillano, però i nodi stanno fermi. Però onda stazionaria, velocità dell'onda stazionaria in senso lato invece sì, va inteso così, è la velocità delle onde progressive e regressive che rimbalzando avanti e dietro agli estremi della corda interferiscono e generano l'onda stazionaria. Quindi è la velocità delle onde progressive e regressive. Detto questo, noi sappiamo che due frequenze successive stazionarie sono questi due numeri, quindi sono 450 e 375, e andando a ritroso, dal momento che sappiamo che tutte le frequenze risonanti sono tutte multiple di uno stesso valore fondamentale, allora andando indietro e sottraendo ogni volta 75 Hz, arriviamo appunto all'armonica fondamentale 75 Hz, che corrisponde al numero armonico 1. Questa è la fondamentale, poi di nuovo sommiamo 75 Hz ogni volta e otteniamo tutte le armoniche fino all'infinito. Quindi la prima risposta è che l'armonica fondamentale vibra 75 Hz. In pratica potevamo arrivarci anche facendo la differenza tra la frequenza successiva e la precedente. Infatti tutte le frequenze risonanti differiscono tra loro di una quantità pari alla frequenza fondamentale, differiscono di 75 Hz. Inoltre vediamo subito che la frequenza 375 Hz corrisponde alla quinta armonica, perché è il quintuplo di 75 Hz. Infine resta da calcolare la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale. La troviamo dalla solita formula della velocità. Infatti, la velocità la conosciamo, 310 metri al secondo, che poi è la velocità comune a tutte le armoniche, perché sappiamo che la velocità di propagazione delle onde dipende soltanto dalle caratteristiche del mezzo, in questo caso della corda, e non dipende dalle frequenze e dalle lunghezze d'onda. È per questo motivo che non troviamo mai scritto V1, V2 e V3, ma soltanto V, perché tutte le onde hanno la stessa velocità, mentre invece tutte le onde stazionarie hanno diverse lunghezze d'onda, quindi lambda 1, lambda 2, lambda 3, e diverse frequenze, F1, F2, F3, F4. E queste lunghezze d'onda e frequenze sono inversamente proporzionali. Per esempio, questa frequenza 150 Hz è il doppio di 75 Hz, ma allora questa lunghezza d'onda corrispondente a 150 Hz sarà la metà della lunghezza d'onda della fondamentale. Comunque, tornando alla nostra formula, possiamo calcolare la lunghezza d'onda della fondamentale, che viene 4,13 m. Però si chiedeva la lunghezza della corda. Allora, ricordando che l'armonica fondamentale ha una lunghezza d'onda doppia della lunghezza della corda, la lunghezza della corda è la metà, 2,07 m. Potrei aggiungere qua una seconda colonna, una terza colonna, dove riportare le lunghezze d'onda in metri, per esempio. Allora la fondamentale avrebbe 2,07 m. La seconda armonica ha una lunghezza d'onda che è la metà di 2,07 m. Ha la frequenza doppia e la lunghezza d'onda metà. La terza armonica ha la frequenza tripla della fondamentale, ma ha la lunghezza d'onda un terzo della fondamentale. Quindi qua lambda 3 sarà 2,07 m terzi, e così via. Lambda 4, la lunghezza d'onda della quarta armonica, sarà 2,07 m quarti, e così via.